Ciao ragazzi, bentornati noi in questo bel canale. Questo è un video recensione che in realtà dovevo fare molto tempo addietro, ma per vari motivi l'ho sempre rimandato. Colpa mia, scusate. A settembre 2023 per la prima volta sono andato a New York e ho volato con Nosse Atlantic. Nosse Atlantic è una compagnia che in realtà io non conoscevo e l'ho conosciuta soltanto tramite Instagram, perché ho iniziato a girare la pubblicità su Instagram che facevano e mi sono interessato su questa compagnia. Ho scoperto varie cose, ho deciso di provarla per il mio volo a New York. Tanto prima volta che andavo a New York, quindi in cambio di utilizzare British Airways o American Airlines o la United, compagnie che volano qua da Londra, ho deciso di utilizzare questo vettore. E questo vlog è un po' la mia recensione onesta per quanto riguarda Nosse Atlantic. Piccola premessa: Nosse Atlantic vola anche dall'Italia, per ora, adesso a febbraio 2024, vola soltanto da Roma. Ma da come ho capito ci saranno anche altre tratte, soprattutto da Milano, credo. Comunque se volete sapere delle novità per quanto riguarda Nosse, vi consiglio di controllare il link della pagina Wikipedia e il link del website che c'è in descrizione. Partiamo alla recensione. Sono partito da London Gatwick a settembre 2023, il 21 settembre 2023, con direzione New York JFK. Sono qua a Gatwick a fare check-in per Nosse, per andare a New York. Non c'è nessuno, va benissimo. Il volo parte per New York, parte alle 12.50, sono le 11.12, però ho detto che il gate apre alle 11.30, quindi noi vogliamo fare una colazione veloce. L'aereo era un classico aereo, un Boeing 747 credo, non ricordo, ed era quello con tre file e ogni fila aveva tre posti a sedere, quindi era anche bello grande. È stato un volo molto molto confortevole, devo dire, non devo dire niente di male sul volo, è stato molto bene. Io al tratto ero un po' ansioso perché era il mio primo volo intercontinentale che facevo, non ho mai volato per più di 3 ore, quindi non sapevo bene come mi trovavo, avevo più altro il timore di avere le gambe che mi facevano male, comunque stare sedute con 6 ore in quella maniera con lo spazio, pensavo chissà com'è. Ed invece lo spazio, c'era abbastanza spazio fra le gambe, fra le ginocchia e il sedile, quindi sono andato anche abbastanza bene. Ok, questa per me è la prima volta che viaggio in un aereo così grande, quello con tre file. Adesso mi viaggio di EasyJet, Ryanair, ai tempi Alitalia, quelli piccolini. Questo è anche il mio primo volo intercontinentale, non ho mai fatto viaggi così lunghi. L'esperienza per adesso sembra ottima con Nosse, sia da check-in, l'imbarco, l'aereo sembra anche molto nuovo e pulito. Adesso bisogna vedere come resisto 8 ore qua. Non è la business class. Business class dovrebbe essere dall'altra parte, anche se sinceramente non l'ho visto. Non ho visto dei di quelli grandi, quelli lunghi, quindi non lo so se c'è in questo aereo o no. Sta di fatto che vediamo com'è questa esperienza. Allora, prima che partiamo iniziamo con il seat tour, o sitting tour, come si dice in inglese. Allora, dunque, è abbastanza comodo, sinceramente. C'è anche la cosa qua per appoggiarsi per dormire, quindi ottimo. Poi spazio per le gambe, questo è più o meno lo spazio, e dico pure che fra il sedile e l'altro sedile ci sono, saranno credo, non lo so, il palmo della mano più o meno, quindi saranno un 20 cm, forse 30. Le gambe sono, si possono stirare bene, le gambe si possono stirare bene, quindi c'è abbastanza room. C'è quindi abbastanza spazio, quindi uno può distendersi davvero bene. Di fronte al sedile c'era uno schermo dove ti dava il viaggio, dove vedevi più o meno la distanza e quanto tempo ci voleva per arrivare alla destinazione. Qua c'è lo schermo, dovevo vedere dei film, credo, roba del genere. Qua c'è la chiavetta USB e quella per le cuffie. Quindi, come dire, come economy class, però è abbastanza confortevole. Già, Rebecca, che l'ala dell'aereo è tipo lunga quanto un campo da calcio. Io vedo dei EasyJet Ryanair, quindi. Nello schermo ti potevi connettere con le cuffie, potevi guardare un film o un documentario o una serie TV. Io sinceramente sono guardato 2 film e mi sono abbastanza divertito, quindi su quello niente da dire. Purtroppo non c'è internet a bordo, questa è l'unica pecca forse che devo dire, però ragazzi, in realtà fra un computer, un genio del computer e film, il tempo passa.
volo da London Gatwick a JFK è durato quasi 7 ore. Sono state 7 ore molto confortevoli. Quando prendete l'aereo ci sono le opzioni per avere il pranzo a bordo oppure no. Noi abbiamo deciso di non avere il pranzo a bordo e portarci qualcosina dall'aeroporto. Abbiamo portato dei sandwich, quindi siamo andati bene anche in quella maniera. Però se nel caso volete qualcosa di più sostanzioso, potete anticipare già il pranzo quando prendete l'aereo. Perché abbiamo scelto North Atlantic? Innanzitutto, North Atlantic è una compagnia che è nata in Norvegia nel 2021 e pian piano si sta espandendo un po' ovunque, soprattutto in Europa, e sta collegando sempre molto di più l'Europa con gli Stati Uniti e con altre destinazioni. Ho scelto North Atlantic anche per un motivo molto semplice, forse quello più importante: il prezzo. Abbiamo prenotato a giugno 2023, per settembre 2023 abbiamo pagato 350 sterline in due, io e la mia ragazza Rebecca, con volo andata e ritorno, con le valigie non quelle imbarcate estive ma quelle che uno si porta a bordo, quella era già compresa nel prezzo. E nonostante il prezzo non era poi così male, anzi quello è stato il prezzo migliore per voli diretti che ho trovato per il periodo di settembre. È stata secondo me un'ottima scelta, mi sono trovato molto bene con la compagnia, li ho anche contattati in privato su Instagram, gli ho detto, ho dato il mio feedback, sono stati molto gentili a rispondermi, quindi su Instagram sinceramente se avete un problema vi rispondono. E io ve la consiglio se volate da Roma o se volate da Londra, o se in caso guardate questo video e siete in America, volete tornare in Europa, vi consiglio di prendere il nostro Atlantic perché il loro volo è davvero ottimo. I prezzi ancora sono molto popolari, quasi una specie di low cost per i voli intercontinentali. Ragazzi, questo video è tutto, vi ringrazio ancora una volta e come sempre vi invito a lasciare un commento, mettere un like, iscrivervi al canale, seguitemi su Instagram e su Facebook e iscrivetevi alla newsletter di Viaggio UK, il link è in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!